Il passaggio generazionale non avviene solo tra padre e figlio, ma anche tra maestro e discepolo, o anche tra maestro e discepola, come ci racconterà Priscilla, che ha ricevuto l'arte della distilleria da Gioacchino Nannoni, il fondatore della distilleria Nannoni, in Toscana, in provincia di Grosseto. Il cammino percorso da un'azienda è sempre un po' in salita perché le difficoltà sono tante e il panorama che si vede da questa salita è meraviglioso. Quando ho iniziato questa attività e a seguire il mio maestro, la mia paura più grande era quella di non riuscire a sembrare un personaggio come lui, perché lui era il vero maestro distillatore, quello con la barba, i baffi, piuttosto anziano, che si muoveva lentamente fra il vapore e gli alambicchi. E io ero una ragazzetta di 16-17 anni che appunto non veniva nemmeno vista quando le persone entravano in ufficio o in distilleria. Quando ho iniziato a lavorare, parlando con un amico, mi lamentavo al telefono una volta del fatto che io sapevo di essere in grado di fare determinate cose, ma gli operai, insomma, in azienda non mi riconoscevano questa competenza. E questo mio amico mi disse: guarda che questa cosa tu te la devi conquistare, gliela devi dimostrare, non puoi semplicemente dirgliela. E questo l'ho fatto lavorando in tutti i lavori dell'azienda, e questo è stato da un lato bello perché mi ha fatto avere un rapporto diverso con i miei collaboratori e dall'altro estremamente formativo, e poi ho scoperto dopo tanti anni, fermandomi a pensare, che questo mio amico aveva proprio ragione. Il rapporto fra maestro e discepolo, dico sempre che è un rapporto di elezione. È importante che non ci sia soltanto il rapporto lavorativo, perché soprattutto in un'arte come questa si devono trasmettere le passioni. Quindi quando io ho iniziato a distillare, il mio maestro era già attempato, ma era un appassionato di tutte le cose, quindi mi ha insegnato a saldare, mi ha insegnato ogni aspetto di questa attività, come se fosse un gioco. Piano piano ho imparato a capire tutti gli aspetti della distilleria e anche a sviluppare quella sensibilità per l'impianto che mi permette di capire cosa l'impianto, cosa le mie macchine hanno di sbagliato, magari di che cosa hanno bisogno. Quando ho iniziato a frequentare la distilleria c'era il mio maestro con il suo impianto di distillazione e sembrava che parlassero fra di sé, mentre le persone al di fuori di questo dialogo erano completamente escluse. Adesso, quando vengono le persone, gli amici a trovarmi, il dialogo è fra me e l'impianto, e il mio desiderio più grande è quello che, dato che sono diventata mamma da poco, che questo dialogo lo capisca anche mio figlio fra qualche anno, ben inteso che se vorrà fare un qualsiasi altro lavoro, purché sia felice, io sarò felice che scelga qualsiasi altro lavoro. Le mamme sono fatte per sacrificarsi un po' e lo fanno di cuore. Ho partorito il 2 di maggio, l'8 ero già qui in ufficio con il mio bimbo, che grazie al cielo è buono e ha capito che nella vita bisogna anche lavorare. Il mio obiettivo è quello di non negare niente alla mia azienda, di non negare niente a mio figlio.